Buongiorno, sono Marina Cozzo del Corriere della Città, redazione di Aprilia. Mi trovo allo stadio comunale e sono ospite in questo momento della società sportiva Run Forever Aprilia, che è la società di atletica leggera, e mi trovo in compagnia del presidente dell'associazione Renzo Traballoni e dell'atleta Mattia Rinaldi. Presidente, abbiamo Buongiorno. qui, buongiorno a lei, abbiamo qui un giovanissimo atleta, un campione. Come l'ha scoperto? Mattia, è stata una fortuna scoprirlo perché è venuto con noi durante l'occasione del Palio dei Comuni del 2013 ed è già risultato in quell'occasione il più veloce degli anni 2000 per quanto riguarda la distanza che abbiamo testato. E per fortuna lui ha amato l'atletica leggera subito e a settembre ha iniziato a fare attività con noi. Da settembre del 2013 a oggi, insomma, ha ottenuto grandi risultati grazie alla sua serietà e la sua volontà di continuare a fare sport seriamente e non venire qui tanto per divertirsi. E infatti ha riscosso di recente un grande traguardo, ce ne vuole parlare? Sì, a maggio ha ottenuto un 51,25 ad 25, 25, sì, sì. esatto. Perché qua con i numeri spesso e volentieri ci invogliamo. 51,25 ad Arieti, quando il minimo era 52,20, 52,20 era 52,20 e tu hai fatto Sì, ok. 52,24 prima di questo, era 52,20 e per 4 centesimi la settimana prima non aveva ottenuto il risultato, insomma, di poter andare ai nazionali di atletica leggera sui 400 metri, specialità che è anche detta il giro della morte perché si fa tutta di un fiato senza respirare. In apnea. Esatto. E questo weekend Mattia solcherà le piste di atletica leggera di Jesolo. Sì. Sabato 18 sarà impegnato nei 400 metri, nelle batterie per quanto riguarda i finali di allievi e speriamo alle 11:15 di avere anche qui un nuovo sogno, una nuova prospettiva per magari anche domenica aspettare lì la finale e vedere Mattia in finale. Mattia, questa società sportiva, come ti ha accolto? La Run Forever Aprilia, parlacene un pochino. Bah, sicuramente è stata più che come una società, è stata più come una famiglia vera e propria, perché comunque gli allenatori sono stati comunque, stanno molto dietro ai ragazzi, cercano sempre di svolgere il loro lavoro al meglio, ma cioè, quindi proprio come dei genitori, come dei secondi padri, lui, Gianni, ma anche Franco. Bene, allora io ti faccio personalmente tanti auguri per sabato, siamo in attesa dei risultati. Presidente, Sì. auguri per Mattia, naturalmente, per la Grazie. società sportiva che ha bisogno di essere sostenuta. Sì, E grazie l'atletica bene. leggera è un po' un settore marginale, nel senso che viene poco. Allora, molti purtroppo non considerano la tecnologia importante, mentre è la base di ogni sport. A livello professionistico tutti gli sportivi fanno una preparazione di atletica leggera, tutti, non ce n'è uno che non prepari facendo atletica leggera. Mentre a livello giovanile spesso qui si hanno realtà dove altri sport l'atletica non la fanno assolutamente. E questo è sbagliato. Non è che devono venire tutti da noi, chiaramente, non è che voi pretendiamo questo, però sarebbe bene che si ritorni a far fare ai ragazzi la base di tutti gli sport. Grazie, da Prego. Marina Cozzo è tutto. Presidente, arrivederci. Arrivederci e speriamo bene per sabato. Bene, in bocca al lupo. Grazie mille.